Sapete, ho sempre desiderato essere un'attrice seria. Era il primo giorno di scuola e Mr. Carp. Comunque, ci fa salire tutti sul palco, ci fa mettere uno dietro l'altro a gambe aperte e ci dice: ragazzi, oggi faremo improvvisazione. Siete su una slitta, nevica e fa molto freddo. Ok? Vai! Mi sforzai, io cercai di sentirmi sulla slitta, sulla slitta che va giù. Mi sforzai, io cercai di sentire vento e freddo, vento e freddo su di me. E scavai più giù nel profondo del mio cuore, cercai cosa c'era là. E scavai più giù nel profondo del mio cuore e provai, provai. E tutti dicevano: usci, usci, usci. Io sento la neve, io sento il freddo, io sento il vento. E Mr. Carper si rivolge a me e mi fa: e tu, Morales, che cosa hai sentito? Non sento niente, non sento niente. Se senti niente, non puoi restare qua. Ma guarda gli altri, non sento niente. Sento soltanto che qualcosa qui non va. Però mi sono detta: ehi, è soltanto la prima settimana, forse è questione di genetica. Non ci sono slittini a San Juan. Mr. Carp ordinò di sentirsi un camino, un Mercedes, un comò. Bene tu, bene là, non si fa così, Morales, prova ancora, solo tu. E scavai più giù nel profondo del mio cuore, cercai un cammino là. E scavai più giù nel profondo del mio cuore e tentai di bruciare. E tutti: niente, non sente niente. C'è chi rideva e Carp lo tollerò. Non è Morales, si chiama Niente. Mi disperavo, non potevo far di più. E Mr. Carp continuava a dirmi: Morales, sai, credo che tu debba cambiare liceo. Non sarei mai un'attrice, mai. Oh, Gesù. E pregai, cara Santa Maria, un aiuto, un aiuto, dammi tu. E pregai, cara Santa Maria, per sentire che si fa. Una voce su dal profondo del mio cuore salì tutta dentro me. E una voce su dal profondo del mio cuore così parlò: questo posto è niente, questo uomo è niente. Se vuoi qualcosa, vai presto via di qua. Soltanto altrove sarai un'attrice. E vi assicuro che sei mesi dopo Mr. Carp morì. E scavando giù nel profondo singhiozzai, perché non sentivo niente. Quanti anni hai? Da dove arrivi?